Bagno di folla al Teatro Leo De Berardinis di Vallo della Lucania per i candidati forzisti e la portavoce di Forza Italia Mara Carfagna. Il candidato al Senato nel collegio uninominale Battipaglia per il centrodestra Cossabile Spinelli ha dato il suo apporto sul palco con un ampio intervento insieme alla candidata alla Camera Marzia Ferraioli. La portavoce dei deputati del partito Mara Carfagna è stata accolta da strette di mani e abbracci. Perché io sono di Salerno, sono nata a Salerno, ho vissuto a Salerno fino ai miei 20 anni, sono molto affezionata a questo territorio, penso che questo territorio abbia delle straordinarie potenzialità che però sono state mortificate. C'è bisogno di costruire una squadra di donne e di uomini appassionati, affidabili, concreti. La leader di Forza Italia sta sostenendo con la sua presenza attraverso i vari incontri i candidati di Forza Italia in tutta la provincia di Salerno. A Vallo ad accogliere l'ex ministro per le pari opportunità, oltre ai candidati nell'area Spinelli e Ferraioli, c'era il vice sindaco di Vallo, Antonietta Coraggio, che ha da poco aderito al partito. Innanzitutto vorrei ringraziare per la presenza qui con noi stasera l'onorevole Mara Carfagna. Un ringraziamento particolare al sindaco di Castellabate, Cossabile Spinelli. Spinelli, in merito all'importante incontro con gli elettori dell'area, ha tenuto a precisare: ringrazio per la vicinanza dimostrata la nostra portavoce Mara Carfagna, che ci onora con la sua presenza e ci dimostra l'attenzione che il partito sta dando a questo territorio. A voi ascoltavo Cossabile, pensavo che il modo migliore per far contare i territori, il modo migliore per dare voce ai territori e scegliere le persone giuste, e con te l'abbiamo fatto. La tua candidatura, così come la candidatura di Marzia, è una di quelle che ci rende particolarmente orgogliosi. Tu sei un amministratore stimato, un sindaco apprezzato, un profondo conoscitore delle problematiche, delle tante problematiche di questo territorio. Nessuno meglio di te saprà portare la voce del Cilento all'interno del Parlamento italiano quando, da lunedì prossimo,